verità delle proposizioni stesse. Più precisamente afferma che se si ha una coppia definita da L e T, dove L è un linguaggio interpretato e T è un sistema formale, e dove L può essere un linguaggio interpretato per l'aritmetica del primo ordine, infatti vale per gli stessi sistemi formali in cui valgono i teoremi di Gödel, e che sia appunto gödelianamente numerato, esiste una L formula A tale che questa formula non può definire l'insieme dei numeri di Gödel delle L proposizioni vere in T. Questo è un concetto molto tecnico, questo sarebbe anche ben più complesso, che comunque ci fa rendere conto di come il teorema di indefinibilità sancisca la necessità, se si vuole costruire un modello semantico, appunto, che è un'altra delle branche ad oggi più studiate della logica matematica, un modello semantico per un sistema formale, quindi dargli un linguaggio, una semantica, un senso di valori di verità, sia necessario farlo all'esterno del sistema formale stesso, costruendo una teoria che ha un modello, appunto un modello semantico da attribuire al sistema formale. Negli anni successivi quello che successe alla matematica è che finalmente, anche se magari non con le stesse pretese che avevano animato le correnti fondamentali della crisi che era sviluppata nei decenni precedenti, fu il trovare una fondazione finalmente, il trovare la fondazione di tutto l'edificio matematico che fino ad oggi resiste su questa base, che è la teoria assiomatica degli insiemi sviluppata dal matematico Zermelo e dal suo collega Frenkel, e a cui si aggiunge il fatidico assioma della scelta, per cui molti risultati, senza il quale molti risultati non sarebbero dimostrabili, e questa teoria degli insiemi viene chiamata con la sigla ZFC per l'appunto dai nomi dei due matematici più l'assioma della scelta. Quello che succede ad oggi è che si sono sviluppate anche nuove pretese di fondazione della matematica, diverse dalla fondazione assiomatica della teoria degli insiemi Zermelo, Frenkel, Choice. Si è sviluppata la teoria delle categorie, ad esempio, che trasforma i problemi geometrico-algebrici in problemi topologici e viceversa. Si è sviluppato il lambda calcolo, si è sviluppata la fondazione per strutture algebriche e la teoria dei topoi, che è un sottoinsieme, diciamo, della teoria delle categorie, e magari altre fondazioni per adesso a noi ignoti che un giorno potranno dare formulazioni o equivalenti o sostituire la fondazione attuale della matematica. Concludendo appunto il secondo saggio del pensiero, che mostra come il pensiero pensa matematicamente, giungiamo al pensiero che pensa in modo scientifico, cioè pensa in modo scientifico nel senso delle scienze naturali. Infatti, il secolo scorso non è stato solamente colmo di rivoluzioni in ambito matematico, ma anche nel campo delle cosiddette scienze sperimentali. Tuttavia, non potendo in questa sede sviluppare un discorso anche breve ma conciso sulle varie scienze, le branche delle scienze sperimentali, le scienze naturali, che hanno subito notevoli sviluppi nell'ultimo secolo, riduzionisticamente parlerò della scienza della natura fondamentale, cioè quella scienza a cui tutte le altre scienze naturali possono essere ridotte, non nel senso che questa scienza naturale in sé studia anche la complessità emergente di tutte le altre scienze naturali che da essa derivano, ma nel senso che tutte queste scienze naturali, come la biologia, la chimica, le neuroscienze
possono essere ridotte al nucleo fondamentale di ricerca di questa scienza fondamentale della natura, che è ovviamente la fisica. Infatti il XX secolo ha visto in ambito fisico la genesi di due rivoluzionarie teorie che hanno sconvolto completamente e profondamente il nostro modo di concepire la natura. Da una parte abbiamo la relatività, sia nella versione ristretta sia in quella generale, e dall'altra parte abbiamo la meccanica quantistica. La relatività ristretta è la teoria elaborata da Albert Einstein in modo autonomo e consiste nella descrizione dei fenomeni trattati dalla meccanica newtoniana ad alte velocità, e quindi la meccanica newtoniana viene estesa ai fenomeni elettrodinamici. Fino all'inizio del Novecento si era creduto che uno strumento matematico determinato come le trasformazioni di Galileo fossero sufficienti a definire qualunque sistema di riferimento inerziale, ma ciò si scoprì errato sostanzialmente per due ragioni: perché la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, formalizzata in modo assiomatico dalle sue quattro equazioni, presentava il problema che le sue equazioni non erano invarianti in tutti i sistemi di riferimento, e l'altro problema sperimentale era che ci fu l'esperimento detto di Michelson-Morley che provò che la velocità della luce è la stessa, è invariante per ogni sistema di riferimento inerziale, quindi non cambia a seconda dell'osservatore. Per questo le trasformazioni di Galileo furono sostituite da un altro oggetto matematico, che sono le trasformazioni di Lorentz, che coinvolgono appunto la velocità della luce. E con questa rivoluzione della formalizzazione della relatività ristretta si sono persi i concetti classici di spazio e di tempo assoluti in senso newtoniano, come dimensioni fondamentali e l'una indipendente dall'altra, che sussistevano indipendentemente dalla nostra sperimentazione dello spazio e del tempo. E si è giunti a non solo alla teorizzazione ma anche alla sperimentazione di fenomeni inusuali e appunto molto lontani dal senso comune, come la contrazione relativistica delle lunghezze, la dilatazione relativistica dei tempi e anche il paradosso dei gemelli. Pur sembrando in contrasto con il senso comune, i fenomeni della relatività sono usuali solamente per velocità molto alte, prossime a quelle della luce. Per questo nella realtà di tutti i giorni non li sperimentiamo e ci paiono qualcosa di difficilmente comprensibile. Con la relatività ristretta si introduce per la prima volta il concetto di spazio-tempo come qualcosa di unitario, di inscindibile, di due elementi inscindibili che sono lo spazio e il tempo. E infatti da questa concezione imprescindibile nella nuova teoria deriva la stessa trattazione fisico-matematica dello spazio-tempo stesso nella relatività. C'è il cosiddetto spazio-tempo di Minkowski, uno spazio-tempo all'interno del quale si deve considerare necessariamente di ogni corpo il tempo proprio, cioè la sperimentazione del tempo e dello spazio relativa al sistema di riferimento solidale al corpo stesso, cioè il sistema di riferimento in cui il corpo è fermo. Per questo, con questo oggetto matematico, mediante alcune formule, ci è consentito calcolare ciò che è detta separazione spazio-temporale fra due eventi, cioè la distanza, se vogliamo, sia spaziale sia temporale, che sussiste tra due eventi definiti nel cono di luce dello spazio-tempo di Minkowski. E questo comunque sia la nozione di spazio e di spazio-tempo in relatività ristretta rimane una concezione euclidea, piatta,
la linea d'universo che percorre il corpo nel cono di luce, matematicamente è una curva differenziabile e quindi rimane comunque uno spazio-tempo piatto. Questo solamente però se consideriamo trascurabili i fenomeni gravitazionali. Perché? Perché lo stesso Einstein negli anni successivi estese la relatività ristretta alla cosiddetta relatività generale, cioè all'estensione della relatività ristretta assieme alla gravitazione universale di Newton. E infatti lo spazio-tempo muta ancora nella teoria della relatività generale, perché è un modello matematico che permette di definire geometricamente le relazioni tra l'interazione gravitazionale e quelle grandezze che comunemente sono dette massa e energia, ma più precisamente sono quelle grandezze descritte da un particolare oggetto matematico inserito nell'equazione di Einstein, equazione di campo che definisce l'intera teoria, il cosiddetto tensore stress-energia. Ci sono quattro grandezze definite da questo tensore, che sono la densità di energia, il stato totale di energia, la densità di impulso, il flusso dell'energia e il flusso dell'impulso. E quindi lo spazio-tempo viene inteso come un modello metrico, astratto, un modello matematico che precisamente tecnicamente è definito come una varietà lorenziana cosiddetta, e che mediante il quale, essendo definito su di esso in ogni punto della metrica una relazione per ogni tensore, definito nell'equazione di campo una relazione con il valore della curvatura spazio-temporale, un modello che ci permette di calcolare i fenomeni, cioè come agiscono i fenomeni gravitazionali, cioè la curvatura dello spazio-tempo, concetto molto lontano dal senso comune, una curvatura dello spazio-tempo che agisce in presenza dei fenomeni gravitazionali e che dipende appunto dalle grandezze già citate. Un esempio più diciamo semplice: più un corpo è massivo e più è dotato di energia, e maggiore sarà la curvatura dello spazio-tempo che provoca, e quindi la sua attrazione gravitazionale. E comunque sia, la relatività generale sul piano epistemologico, contrariamente a quanto si può pensare, non porta a nessun mutamento di paradigma in senso cuniano, perché è una teoria deterministica, sempre definita in ambito classico, non assume il realismo, cioè la sussistenza degli stati fisici al di là dell'osservatore, né in senso fisico appunto, né in senso metafisico, filosofico, e né pretende appunto di dedurre l'esistenza dei fenomeni che descrive o di trattare un concetto di verità degli stessi. Diversamente accade invece nell'altra teoria fondamentale della fisica moderna, che è la meccanica quantistica. Come afferma per l'appunto Thomas Kuhn, a proposito della distinzione tra scienza normale e tra rivoluzione scientifica, la seconda avviene sempre con un processo di accumulazione di dati empirici e di evidenze sperimentali sempre nuove, che portano a dubitare della validità della teoria precedente e a costruire quindi una nuova teoria che possa descrivere, che sia soddisfacente nella descrizione dei fenomeni fisici che sono emersi, sono dall'evidenza sperimentale che sono state raccolte e che quindi possa comprendere la teoria precedente come un caso particolare. Questo è accaduto esattamente nei primissimi anni del Novecento con la rilevazione di fenomeni che hanno portato a una messa in dubbio, una riconsiderazione della fisica classica, che sono prevalentemente la radiazione di corpo nero, sono poi l'effetto fotoelettrico, scoperto per l'appunto da Albert Einstein, il cosiddetto Annus Mirabilis nel 1905, per il quale vinse il Nobel, e l'interferenza ottica. Alla luce di questi nuovi fenomeni,
negli anni successivi emerse la concezione secondo cui la materia era costituita da elementi fondamentali corpuscolari, particellari, come appunto dimostrò Einstein l'esistenza del fotone, appunto nello stesso esperimento dell'effetto fotoelettrico, e nacque la cosiddetta teoria dei quanti nei primi anni del Novecento, che ebbe una prima formalizzazione da parte del fisico Sommerfeld e che presto si è evoluta nella cosiddetta vera e propria meccanica quantistica, il cui formalismo, detto successivamente di prima quantizzazione, fu sviluppato in notazione generale dal fisico Paul Dirac. Infatti questa formalizzazione assume, utilizza come strumento una funzione cosiddetta funzione d'onda, denotata con la lettera greca psi, la quale, che se rispetta a determinate condizioni, cioè se è definita su un particolare oggetto matematico utile alla formalizzazione della meccanica quantistica, che è uno spazio detto di Hilbert, dotato delle proprietà di separabilità, è uno spazio complesso, è un particolare di questi spazi detti di Hilbert, è uno spazio di funzioni misurabili del genere L alla P, cioè del genere in cui tutte le funzioni in questo spazio sono dette a quadrato sommabile, in termine tecnico, è definito sono dette a piesima potenza sommabile, e nello spazio precisamente L quadro, dove appunto le funzioni sono cosiddette a quadrato sommabile, e qui è definita la funzione d'onda. E se è finita e continua in ogni punto e è continuamente differenziabile nel senso delle distribuzioni e tutta una serie di proprietà, appunto, quasi ovunque nulla e soddisfa la condizione detta di normalizzazione, allora finalmente questa funzione d'onda assume il significato di densità, di probabilità di trovare una particella, comunque un oggetto quantistico, in un punto X a un tempo T, in una regione predeterminata di spazio V, nella quale si effettua un esperimento per misurare il valore della grandezza posizione di questo oggetto quantistico. Qui sorge subito il problema della rappresentazione dello stato quantistico, se vogliamo dirlo in questa maniera, cioè se questa funzione d'onda rappresenti in modo completo lo stato quantistico, la realtà dello stato quantistico o meno. E questo dal formalismo matematico della teoria non è specificato, non dice il formalismo che la funzione d'onda è completa. E per questo inizialmente la completezza della psi venne assunta dall'interpretazione di Copenaghen del 1927, che gli scienziati Heisenberg, Bohr e Born si riunirono appunto nella città dello scienziato danese per fornire un'interpretazione fisica ai risultati della neonata, diciamo, meccanica quantistica. E nello stesso anno fu scoperto anche uno dei principi più noti della fisica moderna, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, per il quale un oggetto, due grandezze, due osservabili, come sono dette tecnicamente, in un oggetto quantistico, se sono due osservabili incompatibili, non possono essere misurati l'uno e l'altro contemporaneamente con precisione arbitraria. E inizialmente Heisenberg credeva che questo fosse dovuto all'interazione dell'apparato di misura col sistema osservato, tuttavia in seguito se ne è detta una dimostrazione puramente matematica, a partire dagli operatori lineari che erano associati a ogni osservabile, da come vedendo che questi operatori si dice non commutano, e da come tecnicamente si dimostra che sono l'uno la trasformata di Fourier dell'altra,
con concetti di analisi abbastanza avanzati. E con questo, però, con questo principio di indeterminazione finiva del tutto la concezione deterministica, almeno in senso gnoseologico, cioè della possibilità dell'uomo di determinare l'evoluzione temporale di un sistema fisico, finiva.